Amici di Starfish in TV, ci troviamo qua oggi di nuovo a Porto Barricata. Siamo stati invitati dall'Associazione Pescatori di Barricata. Andremo a fare un doppio slam queste due giornate di pesca. Procederemo subito questa mattina a Bolentino di profondità col Grande Cobra, presidente dell'associazione. Domani poi proseguiremo col drifting al tonno rosso. State tutti in campana perché ce ne saranno delle belle da vedere. Siamo sul Cobra 2 di Rossano, direttore tecnico giusto dell'associazione Pescatori Barricata, e col suo amico Giovanni, che ci accompagnano in questa sessione di pesca a Bolentino di profondità sul relitto, giusto Giovanni? Certamente. Spiegaci un po' oggi cosa andremo a provare. Noi oggi, il mare permettendo, credo che il mare oggi lo permetta, andiamo a trovare un relitto a circa 12 miglia dalla costa, 32 metri di profondità, un relitto che è una sessantina d'anni che forse è in fondo al mare e quindi è ricoperto di spugne, è ricoperto di tante cose e dà la tana a tanti pesci, tante qualità, dai gronghi ai moli, a qualche astice, insomma una bella gamma di pesci. Questo è molto bello per noi della Starfish TV, che piace sempre andare alla ricerca di predatori nascosti nelle profondità, anche qua all'Adriatico, bellissimo mare. Intanto amici, tutti a pesca. Allora Rossano, siamo giunti sul relitto? Sì, adesso ci ritorniamo su, abbiamo messo giù un pedagno, che è una piccola boa di riferimento, che l'abbiamo lasciata in acqua. Adesso ci torniamo su, quando torniamo su quella boa là, dovremo vedere ancora sull'eco scandaglio ricomparire il relitto. Ecco, ascolta Giovanni, una domandina flash, che tipo di pesci possiamo trovare sul relitto oggi? Oggi su questo tipo di relitto si possono trovare dei merluzzi, dei gronghi di notevole peso, anche enorme, 20 kg addirittura. Poi qualche scorfano, qualche sarago molto difficile, dei fagelli. E altra minutaglia così, e forse qualche sgombro. E forse qualche tonnetto che passa. Ah, l'abbiamo già visto passare e ripassare. Ecco, guarda. Anche se lo prendiamo, noi lo ricaviamo comunque. Chiaro. Naturalmente adoperiamo degli ami a perdere, degli ami anche se ingeriti dal tonno non gli fanno danno oscuro. E questo è importante. Abbiamo trovato relitto, siamo qua pronti, sta calato l'ancora, speriamo di riuscire ad agganciarci. Intanto salute a tutti voi. Amici di Starfish TV, ci stiamo spostando adesso su un'altra battimetria, c'è molta corrente oggi, abbiamo una grossissima difficoltà a far agganciare l'ancora proprio a relitto, per cui ci spostiamo e andiamo avanti, la speranza è l'ultima a morire. Non ancora di combattimenti, sto facendo il pasturatore umano. L'altro purtroppo ci manca un cavetto da poter collegare, per cui andiamo avanti con la pasturazione a mano, che tra l'altro mi diverte anche tanto.
amici di Star Fishing TV, oggi è una mattina non molto ideale per la pesca, non per il mare, ma per una fortissima corrente che non ci fa pescare, non riusciamo ad ancorarsi sui relitti, abbiamo provato su una tenuta uguale a sorte come quella di prima, e riusciamo a mettere giù le canne da tonni, purtroppo non ne ho prese tutte, ne ho prese solo due, addirittura pescando con un piombo di mezzo chilo per riuscire a stare un po', a mettere un po' l'esca in condizione di stare nella quantità d'acqua che l'abbiamo messa. Noi ci proviamo, vediamo, il nostro amico Giovanni che sta tentando di prendere qualche molletto, però le condizioni non sono proprio le più ideali. Speriamo che con il cambio di marea che dovrebbe avvenire fra poco, che la corrente cali, ma non è detto. Eccoci qua dopo una giornata di non combattimenti questa volta, Rossano, giusto? È andata male. Peggio non poteva andare. Però comunque sia, ritorniamo di nuovo il prossimo anno con altre tipologie poi di tecniche. Comunque abbiamo ancora una carta da giocare domani. Sì, domani potrebbe essere la volta buona, perché poi a tonni basta che andate via un po' prestino, perché c'è la marea verso mezzogiorno. Adesso bastano due pescetti e un buon bicchiere di vino. Esatto, infatti volevo anche dire del buon bicchiere di vino che è stato offerto dalla cantina di San Paolo Vis-a-Vis, si trova proprio sul corso principale, con un buonissimo Plötzner, quello che ci dà di solito per i nostri viaggi di pesca in terre straniere, tra virgolette, veniamo dall'Alto Adige, comunque ci spostiamo di diversi chilometri. Per cui un ringraziamento a Martin della Vis-a-Vis, cantina di San Paolo, e un bel brindisi dopo questa giornata faticosa di pesca con i ragazzi di Porto Barricata. Salute! Alla vostra!